Oggi cresima di Stella, siamo qua nel paese di mia sorella e niente, siamo arrivati perché dovrebbe arrivare il fotografo per fare le foto prima della messa con i familiari e tutto il resto. E sono qua con mia mamma, aspettiamo appunto mia sorella e la sua famiglia che ci raggiungono e niente, oggi siamo di cresima. Ma stamattina Mirko ha giocato, ha fatto una partita e hanno vinto questa mattina e quindi siamo sempre tutto un po' così di corsa. Sembra mi sono arrivata. Non ci crediamo anche noi. Ciao. Ciao. Eccola festeggiata. Numero da lontano. Ciao. Ho sbottonato. Sei fermo? Noi facciamo le prove per l'ingresso in chiesa. Andiamo. Così. No, così. Scusi, non dobbiamo prendere. Siamo al ristorante. Polpettino ha fatto la mamma tutto il tempo della chiesa con papà, vero? Ha fatto la merenda e poi siamo andati a casa di zia a fare l'aperitivo. Adesso siamo arrivati al ristorante e inizieremo poi la cena. E niente, facciamo un po' di foto con i parenti, che ovviamente ci vediamo solo alle occasioni. Questo dispiace, però quando si è un po' distanti bisogna approfittare delle occasioni per riuscire a stare un po' insieme. Quindi mollo lì il telefono e non mi metto a riprendere niente, così mi godo la serata a pieno. Com'è andata la cerimonia? Bellissimo. Non lo so, a me proprio andare in chiesa mi piace e mi rilassa un sacco, proprio la messa, e mi piace, ecco. Quindi la cerimonia è andata bene, mi sono commossa perché poi c'era il coro, c'erano gli uomini, le donne che cantavano, cioè, bello, mi è piaciuta proprio. Noemi non ha assistito niente, vabbè, ma lei era piccolina e faceva la nannina. Vero amore, fai ciao. Va bene, niente, noi quasi sicuramente ci vediamo domani e quindi niente, noi vi salutiamo, andiamo alla festa. Come due, we'll be right back.
Allora, sono passati un paio di giorni in realtà dalla cresima. Questa è una delle magliette che avevamo preso da Primark. E vi voglio far vedere una cosa. Allora, siccome lavato e stirato le tende, ma le abbiamo cucite prima, mamma, di lavarle? Non mi ricordo. No, le abbiamo prima accorciate e poi le ho lavate, vero? Mia mamma mi ha detto lavale prima perché poi la misura è sbagliata. E io, ma no, mamma, cosa vuoi che cambia? Comunque, fatto sta che sono leggermente lunghe. Scusa. Non come. Scusa. Non come. Dicevo, sono leggermente lunghe e per non smontarle ho detto a mia mamma, lasciamole così, dai, non fa niente, sfiorano appena per terra. Non mi danno fastidio. Mia mamma ha detto sì, ma poi passi la scopa, dai una pulita, quindi raccoglie tutta l'immondizia del pavimento e ti rimangono più sporche. Dice un centimetro più in su, o meglio anche due, rimangono più ordinate a vederle sul pavimento. Effettivamente ha ragione, ma non avevo voglia di smontarle, quindi mi sono ingegnata per non smontarle. Ora vi faccio vedere in che condizioni mi sto facendo cucire mia mamma. Come facevo cucire la nonna? Allora, ecco qua la postazione di emergenza. Seggiolone che ha il tavolino. Abbiamo appoggiato... Ridi anche tu. Abbiamo appoggiato la macchina da cucire lì senza smontare le tende. E mamma sta cucendo. Grazie mamma. Prego. Bisogna ingegnarsi e trovare una soluzione. Allora, voi vedete Noemi cosa sta facendo? Ecco. Questo lo fa la sera prima di addormentarsi. Piccoletta. Piccoletta. Stamattina hai i capelli da pazza. Ogni tanto mi vengono questi capelli. Basta Noemi. Basta. Basta. Va bene, oggi mia mamma andrà via, l'accompagniamo alla stazione, andiamo a Porta Susa, vediamo se mio marito stamattina è a casa, vediamo se rimane a casa tutto il giorno, piuttosto ci accompagna lui, se no andiamo noi, non è un problema. E niente, poi da domani ricomincerà la nostra vita senza la mamma a casa, quindi non ci sarà mamma che mi aiuta a svegliare i bambini la mattina, non preparerò il caffè la mattina, lo preparerò quando torno a casa perché mia mamma lo prende subito la mattina, io invece lo prendo poi sul tardi, ma lei è abituata a svegliarsi più presto, quindi ci sta. E niente, riprendiamo poi le nostre cose, le vostre abitudini. Abitudini. Ma che ti mangi? Vedere cosa ti ha insegnato nonna a fare? Noemi, vieni qua. Noemi, cosa ti ha insegnato nonna a fare? Quanti anni fa Noemi? Uno. Quanti anni fa Noemi? Nonna si è portata avanti, siccome non ci sarà il compleanno di Noemi, ha detto glielo insegno mo così, l'ho già vista, è già pronta, vero mamma? Sì. Noemi, Noemi, quanti anni fa Noemi? Uno. Fai. Uno. Uno. Niente, non ho voglia. Guarda, mamma. Uno. Cosa fa Noemi? Uno. Brava Noemi. Fai un anno, amore. Uno. Uno, uno. Come fa Noemi? Uno, uno. Non c'ha voglia. Va bene, niente. Ci vediamo dopo. Vado in vacanza. No, non è vero. Sto accompagnando mia mamma alla stazione.
vi voglio raccontare questa. Siamo a Porto Susa, ovviamente fuori è difficilissimo trovare parcheggio e sono andata nel parcheggio sotto, ma mi ha fatto andare sotto di due piani. Sinceramente, pensandomi dopo a tornare da sola con Noemi, mi sono un po' cagata sotto e quindi ho deciso di parcheggiare fuori, un po' distante dalla stazione, facciamo qualche passo, però mi sento più tranquilla, vi dico la verità. Non mi piace rischiare se sono da sola. Se sono con mio marito nessun problema, ma poi non succede niente, lo so, ma mai dire mai. E quindi ho parcheggiato fuori e stiamo andando al treno, dentro la stazione, che io ho una vita che non ci vengo qua, davvero. Dicevo a mia mamma, saranno 15 anni che non vengo alla stazione, anche Porta Nuova in realtà, però Porta Susa, no, Porta Nuova c'ero stata, forse 12 anni fa, e invece Porta Susa no, è tantissimo. Comunque, andiamo alla stazione, c'è già il fiatone, mia mamma c'ha il mondo in questa valigia, io non lo so, va bene, guardate un po', mia mamma col suo zainetto e Noemi lì, se la gode fino all'ultimo minuto, Porta Susa! Yeah! Ci siamo! Oh, è bellissima! Abbiamo Noemi quindi ascensore. Guardate che figa! Ma che bella! Bellissimo! Sono davvero scioccata in bene. Mamma, è bellissima questa stazione. Si porta! Noemi, ciao! Siamo alla stazione. Porta di dietro si chiude. Devo lasciarla aperta, quindi aria. Allora forse si apre quella davanti. Binario 2, trovato. Tra ascensori. C'era la scala, ma col passeggino e con la valigia leggerissima di mia mamma abbiamo preso l'ascensore. Intrattenimento per Noemi, la valigia della nonna. E piace cavalluccia. Con i calzini che se ne vanno. Madonna, subito chiudono le porte. Ciao nonna, buon viaggio! Non è partita e ci volevano caricare il passeggino dei signori, che gentili, vero? Ma abbiamo detto noi non partiamo, vero? Partiamo anche noi. Da farlo cadere a terra, eh? Va bene, noi andiamo alla macchina, non è partita e torniamo a casa. Vi ho fatto vedere binario 5 e tutto, perché voglio spiegarvi questa cosa, perché siamo arrivati con mia mamma fa, sono nella carrozza 5 e chissà dov'è, avanti, dietro. Ad un certo punto abbiamo visto mucchietti di persone che andavano da una parte, mucchietti che andavano da un'altra, e ci siamo chiesti con mia mamma perché vanno, gli schermi rossi si sono illuminati con scritti la carrozza che c'era. E quindi abbiamo capito che correvano perché c'era la carrozza segnata. Fighissimo, super organizzato. Nell'ascensore. Dove stare? Ok, grazie. E super organizzato davvero. Non prendendo il treno da tanto tempo, questa cosa mi ha proprio messa un po' così. Però fighissimo, super super organizzato. Sono arrivata, vado in macchina. Finché arrivo in macchina. Aiuto. Rientrati a casa.
Noemi docciata, così i capelli si sono sistemati un po'. E adesso vuole fare i capelli a me? Vuole fare i capelli a mamma? Beh, così, così, così si fa. Così, tieni. Tieni, falla tu. Brava! Piano piano, dai. Fai i capelli a mamma? No? Chi vuoi farli? Piano piano. Aiuto. Qua c'è un po' di disastro, ma perché Mirko questa mattina di fretta ha lasciato i libri a terra e quindi di conseguenza rimarranno lì finché non arriva da scuola e non se li sistema. Ciao ciao. Avrei potuto aggiustarli io, ma no, siccome gli avevo chiesto di prepararsi lo zaino ieri sera, non mi ha ascoltato, allora quando arriva si sistema i suoi libri, vero amore? Letta. Allora abbiamo portato nonna alla stazione, siamo tornati a casa, appunto doccina a Noemi, poi dopo andrò a prendere Andrea a scuola e speriamo non voglia fare nessun dolce perché non c'ho più voglia di fare dolci, anche perché la sbrisolona che voi avete sicuramente già visto nel video precedente è finita il giorno dopo, quindi tanto lavoro tra virgolette per essere bruciata così subito. E io sono riuscita ad assaggiarle almeno un pezzo, quello sì, scusate qua ma avevo messo la mano sulla videocamera perché con Noemi qui devo sempre spostarmi che se no mi fa cadere il telefono per terra. Di chi è quella spazzola? Di mamma e adesso anche di Noemi, vero? Allora niente, boh, oggi non abbiamo niente da fare, non abbiamo sport, quindi staremo a casa tranquilli e basta, quindi non faremo niente di che. Domani mattina caffè con le mamme, perché glielo ho promesso che ci saremmo viste, quindi domani mattina caffè con le mamme. In teoria a Chioasso ci sarebbe il mercato, ma vi posso dire che non ho assolutamente voglia perché già fa freddo oggi, non oso immaginare domani che tempo farà e quindi niente. Boh, io con Polpettina penso che chiudiamo qua questo video. Amore, chiudiamo qua questo video? Babau? Bau? Dov'è Kira? Dov'è Kira? È nascosta dietro il privé. Kira c'ha il privé lì. Kira? 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 Sì, va dietro la tenda perché guarda dal vetro, guarda fuori, ma lei sta dentro al caldo, capite? Forma. C'è il suo privé. E va proprio. Va bene, niente, non vi intrattengo ancora oltre, quindi noi vi salutiamo, vi diamo come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao!